Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con In Campo, una valle di sport. Questa sera in primo piano lo sci alpino, la Coppa del Mondo. Eravamo proprio oggi in viaggio per raggiungere la magnifica terra, dove siamo stati anche per seguire le prove cronometrate della discesa libera. Una fitta nevicata, programma rivoluzionato e quindi si farà prima il Super G nella giornata di martedì e poi l'attesa discesa libera mercoledì, con start sempre alle 11.30 per entrambe le gare. E quindi torniamo per un attimo a quel che è accaduto sabato e domenica, prove cronometrate sulla mitica pista Stelvio, una pista davvero da brividi. Si dice che al mondo ci siano soltanto due piste di quella difficoltà, una è Kitzbühel, l'altra è Wengen, ma ovviamente gli esperti si dividono anche su questa classificazione. In ogni caso abbiamo visto gli italiani in evidenza, abbiamo avuto Dominic Paris, che tra l'altro lì davvero ha lasciato dei segni indelebili, vincendo 5 discese libere e un Super G, e cittadino onorario di Bormio. Paris ha fatto un sesto tempo nella prova cronometrata di domenica, che ha visto al primo posto Ryan Cochran-Sigle, che era stato anche primo nella prova di sabato, e sedicesimo posto per Innerhofer. Diciamo un'altra cosa importante, una seconda prova davvero positiva anche per Pietro Zazzi del Raid Ski Team di Bormio, gioca in casa, ha strappato la 18ª piazza nella seconda prova. Come vediamo, le immagini sono quelle relative proprio alla giornata di oggi, con nevicata fitta sulla pista Stelvio, quindi il programma è stato aggiornato, come dicevamo, Super G il martedì, discesa libera il mercoledì. Ma sentiamo subito cosa è accaduto nel fine settimana nelle interviste che abbiamo realizzato a Bormio. La Coppa del Mondo a Bormio, Super G, discesa, il meteo ha ridisegnato il programma, abbiamo visto delle prove davvero emozionanti, l'ebbrezza della pista Stelvio, una delle più difficili al mondo, con Kitzbühel e Wengen, e sentiamo subito il commento di Innerhofer e di Paris. 1,50, ma sopra molto bene, contrario. Christoph Innerhofer, prima di tutto un tuo giudizio sulla pista Stelvio oggi e le tue sensazioni. Ma sicuramente la pista è in ottime condizioni, quindi devo fare veramente i complimenti ai preparatori della gara, organizzatori, e devo dire che io oggi ho trovato delle sensazioni un po' migliori. La pista è veramente tosta e ghiacciata, sbatte, e oggi ho cercato a mettere una marcia in più che sono anche riuscito, quindi era un step importante per me, trovare un po' il coraggio di buttarmi. Importante questa tappa di Coppa del Mondo per l'Italia, è un messaggio che lanciamo al mondo. Sì, sicuramente la gara è molto importante per noi, per la federazione, e per tutti gli appassionati della neve, quindi soprattutto per il nostro gruppo sarebbe importante fare una bella gara, che un po' di fiducia avremo bisogno. Sto per fortuna molto meglio in confronto alle due prime gare, e quello si vede subito. Ieri ho fatto una ricognizione veloce, ho cercato di sciare bene le linee, oggi ho già cercato di spingere un po' di più sul canalino, non mi sono ancora fidato tanto, infatti lì ho beccato un po' di decimi, poi sotto sulle curve ho fatto dei buoni passaggi e secondo me riesco bene ancora a mettere una mezza marcia in più anche su in cima, e soprattutto dal penultimo parziale mi sono già un po' alzato per risparmiare un po' di energie. Si alza ben fresco ed è comunque secondo con 90. Dominic, vogliamo dare un voto alla pista Stelvio, come ti è sembrata? No, la pista è bella, è ghiacciata, c'è più lucida oggi, è tosta, sbatte tanto, per quello non è facile, però dai, per scendere si fatica un po'. Raccontiamo anche del tuo rapporto con Bormio, sei cittadino onorario. Sì, no, bellissimo, cioè, mi piace qua un sacco, c'è la pista soprattutto, però anche la gente è molto, molto bella qua, che mi trovo molto bene, per quello cerco di fare il meglio in gara. Ho trovato un po' di fiducia in più a mollare giù, però non sono ancora al top per questa pista, vediamo se riesco a fare ancora un piccolo step. Sto cercando ancora di sciare veloce, di trovare
quei belli sensazioni dove c'è tutto un divertimento. Adesso è ancora un po' tutto un po' di fatica, però ogni giorno cresce un po' e speriamo che arriva il momento. Vero, vero. Flavio Ferrari, grande organizzazione da parte di Canco il Primo Aiuto per gestire la bolla. Beh, sicuramente abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, l'avevamo già fatto nelle gare di Santa Caterina, la Federazione Internazionale Nazionale ha approvato la nostra bolla, l'abbiamo ripetuta qui, forse anche migliorata. Adesso probabilmente ci sarà anche un altro giro in virtù del fatto che domani è previsto brutto tempo e dovremo ritamponare tutti gli atleti come prevede il regolamento. Un grande impegno per voi, prima Santa Caterina, la Coppa Europa, Bormio, insomma la vostra macchina è stata davvero molto impegnata. È bello lo sport, è bello lo sci, noi quest'anno facciamo oltre 100 gare, siamo contenti di essere partner della Fisi che ci vuole al suo fianco, grazie al team manager Omar Galli e a tutta la sua squadra che hanno preparato la pista con uomini anche della SIB. Abbiamo visto impegnata la Croce Rossa. Sì, la Croce Rossa è soprattutto quella della provincia di Sondrio, è un nostro partner anche lei. Dobbiamo ringraziarla per l'aiuto che ci dà, presidente Gualteroni sempre al nostro fianco, anche non solo per lo sci come in questo caso, ma anche per tutto il servizio che facciamo sull'intera Valtellina, Valmalenco e Valchiavenna, dove siamo impegnati al trasporto degli ammalati tutto l'anno, e questo è grazie alla Croce Rossa di Sondrio che riusciamo a fare questo servizio tanto importante, soprattutto in tempi anche di Covid. Vogliamo ricordare come era nato questo binomio sport e solidarietà? Ma il binomio sport e solidarietà è nato perché grazie allo sport noi riusciamo ad avvicinare delle aziende che ci sponsorizzano e ci sostengono economicamente. Per cui questo significa poi tradurlo in attività benefiche. Più riusciamo a essere visibili, più aziende ci avvicinano e più solidarietà riusciamo a fare. Ecco, sulla pista sono comparsi degli striscioni. Sono dei messaggi un po' negativi che sicuramente non faranno piacere a nessuno, tantomeno a chi è citato su questi striscioni. Sono stati poi levati dalla nostra organizzazione per evitare ulteriori polemiche, già in un periodo di polemica su tanti argomenti sulla Valtellina, per cui preferisco andare oltre, pensiamo alla gara, però qualche mal di pancia in giro esiste, di questo bisogna prenderne atto. Sindaco, Bormio si è fatta trovare pronta? Beh, Bormio si è fatta trovare pronta perché chiaramente volevamo e dovevamo farci trovare pronti, indipendentemente dalla situazione contingente che è quella che tutti conosciamo, però il nostro impegno è stato messo per realizzare al meglio tutta la manifestazione. L'organizzazione c'è stata, i risultati sono soddisfacenti, sono contento di come diciamo, i nostri uomini si sono comportati e il servizio che hanno reso. Anche perché qui nel 2026 ci saranno le Olimpiadi su questa pista. Esatto, la pista Stelvio, che ormai è, diciamo, il riferimento di Bormio per quanto riguarda ovviamente gli sport invernali, però è una pista che è apprezzata da tutti. Avremo le Olimpiadi invernali, grande, grande risultato per Bormio, grande soddisfazione, e quindi la Stelvio sarà mantenuta sempre al top per quanto riguarda la possibilità di effettuare le gare di discesa di sci alpino, e quindi diciamo, siamo contenti che la Stelvio sia nostra, siamo contenti che la pista Stelvio identifichi Bormio come località dove si può svolgere questa attività. Ecco, su questa stagione ci sono anticipazioni per la riapertura impianti? Ma guardi, incertezze ce ne sono, perché anche ieri sono circolate notizie a livello generale che forse ci sarà un ritardo nell'apertura degli impianti. Speriamo che non accada per quanto riguarda la stagione turistica invernale. C'è sempre da tenere presente però che la priorità è la salute. Quindi prima di tutto, se riusciamo a eliminare questa maledetta malattia,
probabilmente poi potremo sciare liberamente su tutte le montagne, quindi gestiamo le priorità e gestiranno le priorità, i valori e le importanze secondo, diciamo, primo obiettivo, quello di salvaguardare la salute di tutti. Siamo in chiusura, questa è anche l'ultima puntata del 2020, un anno davvero difficile per tutti noi e quindi ci auguriamo un 2021 decisamente migliore. Alla prossima!